Il lavoro di Mombello parte dalle interviste, quelle che impropriamente chiamiamo interviste, in realtà sono dei colloqui che si fanno con delle persone che a vario titolo hanno avuto a che fare con l'ospedale psichiatrico. Quindi si può dire che tutto quello che accade nello spettacolo non è frutto di fantasia. Tutte le scene che si vedono nello spettacolo sono cose che ci sono state raccontate, anche le parole che vengono dette e tutto, perfino i volti e i corpi degli attori. Le storie si intrecciano tutte, quello che accade al personaggio che interpreto è quello che ci è stato raccontato da Emilia, che è una signora purtroppo scomparsa di recente, che è stata ricoverata sin dall'età di 3 anni nell'ospedale psichiatrico, quindi non era matta, ma sua madre, essendo povera, l'aveva rinchiusa. L'ha tenuta dentro e quindi gliene sono accadute parecchie. Ha subito questa tortura, è stata legata nuda al letto, alla rete del letto, senza materasso, mani e piedi, busto, e per ultimo le hanno legato la faccia con una cosa che si chiama la maschera. Si è ricordata di questo episodio, l'ha raccontato per la prima volta dopo tanti anni e a me, cioè al mio personaggio, accade questa cosa. Un intreccio e un montaggio di varie esperienze, dal ritratto di uno al racconto di un altro, eccetera. E noi si è cercato di dare coerenza a queste esperienze, a questi personaggi. Alla fine, così come tutto lo spettacolo, ciascuno di noi che interpretiamo i personaggi operiamo una sintesi, alla fine, che dovrebbe essere in qualche modo la somma di tutte le esperienze, di tutti i racconti che ci sono stati fatti. Quindi nessuno si riconoscerà in un personaggio, ma tutti possono trovare qualche cosa di quello che ci è stato raccontato in quei personaggi.